Benvenuti. Oggi vedremo un documentario francese prodotto dal canale Arte dedicato a Cristoforo Colombo. Come sapete, nell'immaginario collettivo è molto forte il tema delle difficoltà che Colombo ha dovuto superare per riuscire a far approvare il suo progetto. Colombo è visto come l'uomo che vedeva chiaro, che aveva un'idea giusta, ma che è stato ostacolato da una società arretrata e superstiziosa. Di solito il problema di Colombo viene immaginato così. E lui era l'unico che aveva capito che la Terra è rotonda, mentre tutti credevano che fosse piatta. E i dotti di Salamanca non volevano farsi convincere. Su internet si scherza molto su questo. Ci sono delle vignette dove si vede la Terra che è davvero piatta, come una moneta, e le caravelle di Colombo arrivano sul bordo e poi precipitano. E mentre precipitano i marinai gridano: «Ah, così era rotonda, eh?» Ecco, in realtà, che la Terra è rotonda, nel Medioevo lo sapevano tutti. I trattati medievali di astronomia parlano continuamente della sfera terrestre, del globo terracqueo. E gli imperatori medievali sono raffigurati con in mano una sfera che rappresenta il loro dominio sul mondo. Il problema era un altro. Il problema è che Colombo proponeva di salpare verso occidente, attraversare l'oceano, l'unico che loro conoscevano, l'Atlantico, e arrivare, facendo il giro del mondo, in Giappone, che fin dal tempo di Marco Polo si sapeva che era l'estremo lembo di terra dell'Oriente. Colombo, in sostanza, proponeva di arrivare in Oriente facendo il giro dall'altra parte. Come disse lui stesso in spagnolo, «buscare il Levante por el Poniente». Poi, una volta arrivati in Giappone, loro pensavano che fosse molto facile poi arrivare in India, in Indonesia, nelle isole delle Spezie, che all'epoca avevano un potenziale economico come oggi il gas russo o il petrolio arabo. Solo che la commissione di esperti nominata dalla regina Isabella per valutare il progetto aveva l'impressione che Colombo la facesse un po' troppo facile. Colombo sosteneva che era un viaggio breve, aveva fatto i suoi calcoli. E la commissione diceva: «Ma guarda che i tuoi calcoli non tornano. Secondo noi il mondo è molto più grande, l'oceano è molto più grande. Non è possibile caricare sulle navi così tanta acqua e cibo per fare un viaggio così lungo». Il fatto è che avevano ragione loro. Colombo aveva sbagliato i calcoli o li aveva falsificati. Ha fatto di tutto per arrivare a un risultato basso. Ha scambiato le miglia terrestri, le miglia marittime. Insomma, alla fine è arrivato a calcolare che dalle Canarie al Giappone c'erano 4.500 chilometri. In realtà sono 22.000, più del quadruplo. Come dire che Colombo sarebbe morto di sete con tutti i suoi uomini in mezzo all'oceano se non avesse avuto la gran fortuna di andare a sbattere in un continente di cui nessuno sospettava l'esistenza. Ecco, il nostro documentario recupera un'immagine realistica di Colombo, quella di un grande visionario, ma non nel senso che aveva ragione, nel senso che viveva in un suo mondo di sogno. Colombo, quando ha trovato le prime isole americane, le Bahamas, era convinto di essere arrivato in Giappone. Poi scopre Cuba, che è più grande. Allora deve essere questo il Giappone. Poi scopre Haiti, che sia questo il Giappone. Ancora al suo terzo viaggio, quando arriva sulla terraferma sudamericana, Colombo è convinto di essere arrivato in India. Insomma, Colombo era uno che viveva in un suo mondo di sogno e che ha trascinato i suoi equipaggi in un viaggio senza speranza. E poi, siccome a questo mondo non c'è giustizia, alla fine ha avuto ragione lui. Buona visione. Ci fu un tempo in cui l'immagine che gli uomini avevano della Terra era quella di un globo situato al centro dell'universo. Gli esseri umani abitavano i tre continenti: Europa, Africa, Asia. In questo spazio si svolse una delle più grandi avventure di tutti i tempi. Nel 1492 un uomo coraggioso osò prendere nuove strade e si spinse oltre i confini del mondo. Sfidando coraggiosamente secolari certezze, Cristoforo Colombo, in 10 anni, la durata dei suoi 4 viaggi, ridisegnò l'immagine della Terra. Attraverso le sue convinzioni e le sue osservazioni, diviso tra fede e scienza, Colombo ci condusse con questo grande viaggio dal Medioevo al Nuovo Mondo.
Maestà, fin da giovane ho attraversato il mare e ho navigato sino ad oggi. La navigazione invoca in colui che la pratica il desiderio di conoscere i segreti di questo mondo. Sono più di 40 anni che ho scelto il mio percorso. Mi sono imbattuto in tutto ciò che ad oggi è stato navigato. Nostro Signore mi ha donato l'amore per il sapere. Riguardo la scienza del mare, Egli mi ha dato tutto. Mi ha donato le mani per disegnare sulla sfera città, fiumi, montagne, isole e porti. Ogni cosa al posto giusto. Il posto giusto era l'ossessione di Colombo. Precisare i luoghi e collocarli sul mappamondo. Nato a Genova, Colombo comincia a navigare a 12 anni con la marina mercantile, prima nel Mediterraneo e poi nell'oceano. Successivamente si spinge dall'Europa del Nord fino all'Africa del Sud. Per questo marinaio cartografo esperto e appassionato, il mondo è descritto correttamente nella geografia di Tolomeo, matematico greco dell'antichità, il cui lavoro è stato da poco riscoperto. Per l'uomo, fino all'uomo della fine del 400, il mondo è composto da tre continenti, Asia, Europa ed Africa. Ovviamente perché Tolomeo, giustamente, quando ha scritto la sua cosmografia, conosceva soltanto i tre vecchi continenti. L'Europa è quella, forse è la terra ovviamente meglio conosciuta, perché è quella più praticata, quindi anche all'epoca di Tolomeo. Ma l'Africa si ferma a sud del deserto del Sahara. Al di sotto della linea equatoriale si sa perfettamente che la terra continua, ma come c'è questo sole equatoriale che è molto forte, che brucia tutto, quindi sono chiamate peraoste, bruciate, e c'è soltanto possibilità di vita per uomini deformi o mostri e per animali ugualmente mostri. Dalla parte orientale è un grosso blocco di continente che termina con la penisola, famosa penisola di Malacca, che è quella che poi cercherà il cui passaggio cercherà disperatamente Colombo nel terzo e nel quarto viaggio. Il mondo in questo modo è chiuso al di là della Cina, al di là dell'attuale Cina, diciamo, di quella che era quella poi scoperta da Marco Polo, quella dove ha viaggiato Marco Polo. In realtà, secondo Tolomeo, non dovevano esserci altre terre, quindi confinava con il mare. Marco Polo ha scritto che la superficie dell'India è vasta e piena di meraviglie. Le sue foreste sono tra le più alte. Sulle sue montagne troviamo i pigmei, che impiegano 3 anni per crescere e muoiono nel loro 8° anno. Ci sono uomini con un solo occhio, altri senza testa, hanno gli occhi nelle spalle. Vi si trovano inoltre quelle creature che dichiararono guerra ai grifoni. I leoni hanno le ali e gli artigli, come le aquile. L'Oriente stimola l'immaginazione di Colombo. Egli è affascinato dal milione di Marco Polo e dai racconti di viaggio del cavaliere inglese John Manville, che fanno sognare da 2 secoli viaggiatori. Essi descrivono l'India e la Cina come terre mitiche, governate da nobili guerrieri e principi. Colombo sogna di misurarsi con il mondo, ma è anche un commerciante. Egli sa che l'Oriente è il grande mercato da cui provengono le ricchezze della terra, oro, pietre preziose, spezie, ma questi beni sono diventati inaccessibili. La strada che ha permesso per secoli il commercio tra l'Europa e l'Asia viene interrotta per 30 anni, quando Costantinopoli, capitale dell'impero bizantino, cade nelle mani degli ottomani. Nel 1480 Cristoforo Colombo va a cercare nei paesi europei più dinamici, il Portogallo e la Spagna, gli strumenti per realizzare il suo progetto. Marco Polo e Manville erano per Colombo tanto importanti quanto Pierre Dailly e molti altri testi che studiava per orientarsi. Questo fatto è davvero interessante. Colombo fu un navigatore eccellente e sappiamo infatti che la probabile chiave della sua sopravvivenza furono proprio le sue incredibili doti di marinaio. Di certo non aveva bisogno di leggere Marco Polo o Manville per accrescere le sue doti di navigatore, né di immergersi in quei testi, visto il suo obiettivo. Egli voleva andare da un punto A a un punto B. Dai testi che scriveva sappiamo che leggeva per diventare più di un semplice cartografo e marinaio. Il suo desiderio era quello di approfondire.
Non voleva limitarsi a navigare lungo la costa ovest dell'Africa. Il suo scopo era quello di comprendere la forma del mondo. Alla fine del XV secolo, molto è ancora sconosciuto. Qual è la circonferenza della Terra? Nell'antichità, i matematici greci l'avevano calcolata con precisione. Ma nel 1492 il loro lavoro non è ancora stato riscoperto, fin quando Martin Beheim, un cartografo tedesco, disegnò questo globo. Esso riunisce tutte le conoscenze del tempo. Ritraeva i tre continenti noti, le terre abitate, le isole nell'oceano e soprattutto Cipango, il Giappone, che Marco Polo aveva descritto senza averlo mai visto. È su questo globo che Colombo ha pianificato la sua spedizione. Voleva raggiungere l'Estremo Oriente, la Cina e l'India attraverso Ovest, una direzione che nessuno aveva mai avuto il coraggio di prendere. A Siviglia, Colombo cerca sostegno per il suo progetto con dati scientifici. Studia tutti i libri scritti fin dall'antichità. Scrive, disegna, calcola. Nella biblioteca colombina fondata da suo figlio Fernando sono conservati alcuni libri annotati dallo stesso Colombo. Vi troviamo persino una copia della lettera di Paolo Toscanelli, un fisico che credeva nel suo progetto. Quello che è interessante di questo libro è la sua veridicità. È stato portato a termine da Enea Silvio Piccolomini. Ma è evidente che alcune parti siano state scritte da Colombo. Questo quaderno prende spunto dalla famosa teoria di Toscanelli. Ecco la lettera di Cristoforo Colombo. La teoria di Toscanelli, indirizzata al re del Portogallo, spiegava che si potevano raggiungere le Indie navigando verso Ponente. Lo stesso discorso valeva anche per arrivare sull'isola di Cipango. Questa Cipango è proprio quella di cui parlava Marco Polo nel Milione. Studiando la geografia di Tolomeo, Colombo scoprì la citazione di alcuni calcoli di un altro cartografo greco del II secolo, Marino di Tiro. La misurazione della circonferenza della Terra è ancora più piccola di quella calcolata da Tolomeo. Ed è per questo motivo che sulla base dei calcoli di Marino di Tiro, il navigatore genovese traccia la sua rotta verso l'Oriente. Dalla città di Lisbona verso occidente ci sono 26 gradi, ognuno dei quali è equivalente a 250 miglia. Questa distanza rappresenta quasi un terzo della Terra. Fino alla nobile e grande città di Kinsè, di cui si dicono cose meravigliose. Ha sbagliato, come è noto, il calcolo della circonferenza terrestre e quello della misura dell'Asia. Quindi era totalmente all'oscuro delle migliaia di miglia che avrebbe dovuto percorrere. Se non avesse fatto errori, Cristoforo Colombo non sarebbe mai partito. E infatti le persone che facevano parte della corte del re del Portogallo o di quello della regina e del re di Spagna, ovvero gli intellettuali, lo scoraggiarono. Non lo fecero perché pensavano che la Terra fosse piatta o per qualche leggenda che avevano sentito, ma perché avevano rifatto i calcoli e compreso che Colombo stava commettendo grossi errori nel capire la circonferenza del globo. Pertanto sarebbero morti tutti, dal momento che quelle caravelle non avrebbero potuto caricare abbastanza cibo per sostentare i marinai in un viaggio così lungo. Questi timori erano giustificati perché Marino di Tiro aveva commesso due errori. Il primo fu quello di considerare che l'Europa, l'Africa e l'Asia coprissero 225 gradi di longitudine anziché 130.
Le terre sono proporzionalmente più piccole nella realtà che sul globo di Beheim e la superficie dei mari è maggiore. Il secondo errore di Marino di Tiro fu di aver stimato che la circonferenza della Terra fosse di 30.000 km invece di 40.000. La distanza che separa l'Europa dall'India è 3 volte più grande di quella immaginata da Colombo. Colombo lotta per 7 anni, viene criticato, umiliato e considerato pazzo. Eppure riesce a convincere i re cattolici Ferdinando e Isabella di Spagna a sostenere il suo progetto. Non gli danno molto. 3 caravelle e un fondo per la famiglia di armatori Pinzon. Colombo viene nominato ammiraglio dell'oceano e ambasciatore della corona spagnola. Questo gli permette di armare la Pinta, la Niña e la Santa Maria. Salpa così da Palos nel sud della Spagna il 3 agosto 1492. L'equipaggio di 90 uomini è composto da marinai in cerca di fortuna. Questo è il primo di 4 viaggi che l'ammiraglio farà verso un mondo sconosciuto. Il primo viaggio di Colombo apre un nuovo percorso attraverso l'oceano che oggi chiamiamo Atlantico. Tutti i marinai che hanno intrapreso questa traversata hanno rivissuto la sua avventura. L'oceano fa paura, ma chi viaggia ha la necessità di scegliere il proprio percorso sfidando il vento e le correnti. Marc Tiercelin, skipper di traversate al largo, l'ha affrontato per ben 20 volte. Oggi l'oceano non è cambiato rispetto a quello di Cristoforo Colombo. E la navigazione è rimasta invariata. La sostanziale differenza è che noi siamo in un mondo conosciuto. Lui era in un mondo ancora da esplorare. Oggi, quando si intraprende un viaggio via mare, si possono avere molti elementi che ci aiutano, che ci sostengono, certezze che ci rassicurano. Il lavoro che fece Colombo per finanziare i suoi viaggi e per convincere gli uomini ad andare con lui fu enorme. Nel Medioevo l'Oceano Atlantico era chiamato Mare delle Tenebre. È uno spazio misterioso che preoccupa e terrorizza marinai. Il mito delle colonne d'Ercole che segnava lo stretto di Gibilterra ai limiti del mondo è sempre presente nelle loro menti. Tuttavia, nel XV secolo, alcuni osano navigare nell'oceano lungo le coste. Altri, come Colombo, esplorano le Canarie, Madeira e le Azzorre. Sulle mappe, accanto a queste ben conosciute, ci sono ancora isole immaginarie situate in mezzo all'oceano e frutto della fantasia medioevale. Il Brasile, isola rossa e tonda, San Brandano, dal nome del leggendario monaco irlandese, e Antilla, concepita come una bandiera e associata al mito di Atlantide. Questi luoghi fantastici danno il loro contributo alla nuova geografia del mondo. La maggior parte dei percorsi generalmente passano attraverso le Azzorre. Infatti noi le attraversiamo ancora oggi. Da un certo punto in poi ci si lascia guidare dai venti alisei verso ovest. E se si è abbastanza fortunati, si può passare con questi venti più della metà del viaggio. Colombo ha viaggiato lungo le coste atlantiche. Navigatore esperto, ha imparato ad usare i venti che arrivavano fino al Golfo di Guinea. Ma è anche il primo ad avere l'audacia di seguire gli alisei, i venti regolari che attraversano l'oceano da nord verso ovest e che ancora oggi sono seguiti dai velisti. Il principio della navigazione è seguire i venti dominanti verso ovest. Beh, certo, oggi ci sembra facile, ma a quel tempo non era affatto scontato. I marinai di Colombo sono preoccupati per la forza di questi venti. Temono di non essere in grado di ritrovare la via del ritorno.
Per navigare con l'Aliseo bisogna ricordare che questo vento traccia sempre un sentiero percorso nel mare, soffiando secondo una direzione ben precisa. Quindi, anche se non abbiamo nessuno strumento, io ad esempio ho viaggiato su un transatlantico a vela senza anemometro, niente GPS, non c'era nulla. Quindi, non navigando, contando solo sulla forza del vento, ma quasi, sappiamo se stiamo percorrendo la strada giusta. Cristoforo Colombo era... o almeno penso che lo sia stato, un uomo carismatico e uno studioso della natura. E molti ne erano affascinati. Desideravano apprendere i suoi insegnamenti. Durante il loro lungo viaggio volevano conoscere le esperienze fatte di giorno in giorno. La durata del viaggio, la forza del vento o al contrario la sua assenza spaventano l'equipaggio di Colombo. Ma i marinai sono assaliti anche da altre paure. All'alba abbiamo trovato talmente tante alghe nel mare che sembrava melmoso e provenivano da ovest. Com'è ben noto, la paura fa immaginare le cose peggiori. E i marinai credevano di rimanere intrappolati e di non poter più avanzare. Gli uomini non ne potevano più. Si lamentavano della lunghezza del viaggio. Tutti questi esperti marinai avevano già sentito raccontare storie di barche imprigionate dalle alghe e perdute per sempre. Anche in questo caso sono loro ad attraversare i mari dei Sargassi, una rete di alghe che copre migliaia di chilometri quadrati in pieno oceano. Sembra che le tre caravelle l'abbiano superata. Poi il vento comincia a soffiare e alcuni segnali confortanti arrivano ai marinai. Gli uccelli volano verso le caravelle e rami e canne verdi galleggiano intorno ai velieri. Dopo 33 giorni di navigazione verso l'ignoto, compare un'isola nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 1492. L'equipaggio inizia a fare salti di gioia. Per Colombo, la terra che vede è semplicemente una delle isole al largo della costa della Cina, a conferma della precisione dei propri calcoli. Tutti gli uomini che vidi erano giovani, nessuno aveva più di 30 anni. Erano tutti molto ben formati, con un bel corpo e un viso gentile, con capelli doppi come le code dei cavalli, corti che arrivavano alle sopracciglia. Giravano nudi, così come li aveva messi al mondo la loro madre, anche le donne. Alcuni dipingevano i loro corpi di marrone ed erano come gli abitanti delle Canarie, né bianchi né neri. Essi non portavano e non conoscevano armi. Mostrai loro le spade, che per ignoranza presero dal verso tagliente. Affinché stringessimo amicizia, diedi ad alcuni di loro dei tappi rossi e alcune perle di vetro, che si misero al collo, e molte altre cose di poco valore che gli procurarono grande piacere. La configurazione dell'arcipelago che incontra rafforza in Colombo l'idea che si tratti delle isole intorno a Cipango, il Giappone di Marco Polo, sul globo di Behaim. Ne disegna i profili, le coste, le banchine. Egli ne prende possesso in nome della corona spagnola e le battezza San Salvador, Fernandina
e Santa Maria della Concezione. Oggi queste isole fanno parte dell'arcipelago delle Bahamas. Colombo è un uomo che ha con sé passaporto, documenti e lettere, come se volesse dimostrare agli abitanti del Nuovo Mondo di appartenere ad una società civile. Questo è un elemento importante per capire che tipo di persona fosse. Normalmente, quando una persona approda in un altro paese, non inizia immediatamente a dare un nome ad ogni cosa che vede o a dichiarare che quello è ora possesso della regina e del re di Spagna. Ma non appena ha visto una particolare area esclusiva, caratteristica, indifesa, e delle persone indigene, deve essersi sentito in dovere di prendere posizione per lui e per i suoi sovrani. Probabilmente questo approccio così formale verso il Nuovo Mondo era stato concordato anche con gli stessi sovrani di Spagna. Ha capito che poteva prendere possesso di quel luogo come un eventuale trampolino di lancio per una missione molto più difficile, come quella del Giappone, Cipango, fino ad arrivare al Grande Khan. Quella notte issai l'ancora da dove mi ero fermato per andare a Cuba, che, da come dicono gli indiani, è molto ampia, con grande commercio, con tanto oro e spezie. Se è come affermano gli indiani, da queste parti si troverebbe la famosa isola di Cipango, di cui raccontano cose meravigliose e che ho visto sui dipinti di varie mappe del mondo. Quando scopre Cuba, Colombo pensa di aver trovato Cipango. Ma proseguendo la navigazione verso sud, egli avvista un'altra isola, che gli indiani chiamano Cibao, anch'essa grande e molto popolata. La chiama Hispaniola. Oggi corrisponde ad Haiti e alla Repubblica Dominicana. Scoprendo quest'isola, Colombo cambia idea. Hispaniola è il Giappone e ne deduce che Cuba sia la punta del continente asiatico. Voglio parlarvi di Cibao. Questo è il luogo delle pietre. Cibao dovrebbe corrispondere a Cipango, secondo i calcoli di Colombo. A Cuba ho sentito parlare di Magón, che dovrebbe corrispondere a Manji, la Cina del Sud. Soffermiamoci su un altro elemento. In uno dei suoi libri, Colombo specifica la differenza tra ciò che aveva letto e ciò che aveva visto nel Nuovo Mondo. Anche se si fosse sbagliato in tutto, Colombo fa comunque una descrizione davvero precisa di tutti i territori, i paesaggi e i particolari che aveva avuto modo di osservare nel corso del tempo. Lui è assolutamente convinto di essere arrivato al Catai e insiste nell'errore anche nel quarto viaggio, insisterà nell'errore. E quindi proprio per lui è arrivato al Catai, quello è l'avamposto del Gran Khan. E infatti quando lui parla delle persone che abitano a Guananì, delle persone che abiteranno poi in Hispaniola, dice che hanno i capelli neri come i cinesi, che sono di colore, infatti lui non dice che sono, dice che sono di colore ambrato, quindi vanno sul giallo, è ovvio, perché lui cerca il Catai, per cui per lui tutto è riportato, quello che vede ovviamente alla vicinanza con la Cina. Colombo continua ad esplorare la costa a nord di Hispaniola. Il giorno di Natale del 1492 il mare è calmo. Ma quando cala la notte, la più grande delle caravelle, la Santa Maria, si arena sulle secche. L'equipaggio è al sicuro, ma i marinai sono troppi per essere ospitati sulle altre barche. Alcuni devono restare sulla terraferma. Con il legno del vascello arenato, Colombo fa costruire un alloggio sull'isola di Hispaniola, in un posto che ha chiamato Natividad, Natività. In quel momento mi accorsi di avere talmente tante novità che nulla fu più un disastro. Ero fortunato. Certo è che se il vascello non si fosse arenato non avrei mai messo piede in questo luogo.
Non avrei voluto lasciare persone sulla terraferma. Non potevo munirle degli alimenti necessari per vivere in un accampamento. Nonostante ciò, alcuni uomini mi avevano chiesto di restare. Intanto feci costruire una grande struttura con cura. Non che io la ritenessi necessaria per gli indiani che giravano nudi, disarmati, ed erano timorosi. Armati di fucili a polvere che terrorizzano gli indiani, 39 spagnoli si stabiliscono nella fortezza di Natividad. Colombo intanto riprende il suo viaggio. Vuole navigare più a sud e raggiungere una grande isola che ha sentito nominare dagli indigeni. Ma al largo di Hispaniola, i marinai della Niña, stanchi e provati, vogliono approfittare del vento favorevole e chiedono di tornare in Spagna. Signore, so che per voi sarà una grande gioia sapere della vittoria che Dio mi ha donato. Vi scrivo questa lettera per farvi sapere che in 33 giorni sono arrivato in India, accompagnato dall'armata fornitami dall'illustre re e dalla regina, e che ho trovato isole molto popolate da indigeni e ne ho preso possesso. Colombo ritorna in Spagna con prove materiali del suo successo. La lettera con cui annuncia che è stata scoperta una nuova rotta verso l'Asia e che l'oceano è navigabile fa subito il giro dell'Europa. I governanti di Spagna accolgono Colombo come un vincitore. Ferdinando e Isabella sono impazienti. Temono che altri paesi possano prendere possesso dei nuovi territori prima di loro. Mentre ci sono voluti 7 anni per preparare la prima spedizione, Colombo organizza la seconda in meno di 5 mesi. Egli viene nominato viceré dell'India e la corona di Spagna mette questa volta tutti i mezzi necessari a disposizione. 17 navi levano l'ancora da Cadice nel settembre 1493. Con a bordo religiosi, soldati, contadini, pastori e il loro bestiame. È la prima colonizzazione nel Nuovo Mondo. Con le indicazioni degli indiani e le annotazioni fatte durante il suo primo viaggio, Colombo disegna una rotta sud-ovest che porta le sue caravelle alle piccole Antille. Colombo si ferma a Guadalupe, ma deve ripartire in fretta per tornare dagli uomini che aveva lasciato a Hispaniola e fondarvi una colonia. Ho navigato lungo la costa di Hispaniola fino a Montecristo. Le persone che avevo lasciato nella città di Natividad avevano conosciuto la discordia. Alcuni si uccidevano a vicenda, altri erano morti di malattia. L'ultimo sopravvissuto era caduto per una rappresaglia. Tutto era stato distrutto e bruciato. Pur riconoscendo che fosse colpa loro, un caso del genere è molto doloroso e mi ha rattristato. La prima vera esperienza di convivenza tra spagnoli e indigeni è finita in un bagno di sangue. Ha rivelato l'avidità degli uni e le capacità di resistere degli altri. Gli indigeni non sono gli esseri docili e ingenui che Colombo pensava di conoscere. È assalito da dubbi circa la missione che gli è stata affidata dai reali di Spagna: organizzare la sistemazione dei 1200 spagnoli che lo hanno accompagnato. Non vuole convertire nessuno. Il suo interesse è semplicemente quello di controllare, capire e negoziare, nonostante la situazione fosse alquanto difficile. Colombo deve infatti affrontare un'enorme diversità di lingue, costumi e culture che hanno davvero poco in comune con le sue. Il suo bisogno è quello di sopravvivere e trarre profitto.
E il profitto è il primo pensiero su cui si focalizza. È convinto che sia questo uno degli scopi più importanti dei suoi viaggi. Il Nuovo Mondo aveva una grande fortuna a possedere oro, ma era compito degli europei dargli valore. Su questo non vi era dubbio. È così che tutto è cominciato. Ho cercato un posto per costruirvi una città. Navigando, sono riuscito a trovare una grande baia. È lì che abbiamo edificato Isabella. Cibao è il nome indiano di questa terra. Significa, nel nostro linguaggio, luogo coperto di pietre. Si tratta di una provincia grande e popolosa oltre misura. L'aria è calda, la più temperata che si possa trovare. C'è molto oro sui fianchi di colline e montagne, ma non nei fiumi. In un luogo che si rivelerà inadeguato, l'ammiraglio fonda nel 1494 la prima colonia del Nuovo Mondo. Gli spagnoli arrivano con le idee chiare: prendere possesso della terra e sottomettere gli indiani, mentre Colombo aveva intenzione di farli collaborare. Successivamente inizia un lungo conflitto sulla gestione della colonia, che offusca l'immagine di Colombo in Spagna. L'ammiraglio lascia così Hispaniola, convinto che fosse il Giappone, e continua l'esplorazione del continente asiatico. Ho navigato verso Cuba con l'intenzione di seguire la costa che avevo lasciato durante il primo viaggio, fino a quando ho potuto vedere un'isola o una terraferma. Sono andato alla ricerca di una provincia chiamata Mangi e mi sono fermato nei pressi di un villaggio il cui leader mi conosceva perché aveva sentito parlare del mio primo viaggio. Gli ho chiesto se questo paese si estendeva verso occidente. Il leader, che era un uomo buono, vecchio, ha risposto che questa terra era enorme e che nessuno ne aveva mai conosciuto la fine. Colombo basterebbe proseguire a poche decine di miglia per scoprire che Cuba è in realtà un'isola. Ma l'ammiraglio e la sua squadra non hanno alcun dubbio. Essi giurano davanti al notaio che Cuba è l'inizio della terra, l'estremo est dell'Asia. L'ammiraglio torna poi verso la Spagna, ma per poco tempo, dal momento che organizza presto un terzo viaggio più a sud per raggiungere le Indie. Il mondo che si espande suscita curiosità nelle grandi potenze marittime. Spagna e Portogallo hanno raggiunto un accordo con il Trattato di Tordesillas. Questo garantisce alla Spagna il suo dominio senza eguali sulle terre recentemente esplorate ad ovest del confine. Il Portogallo mantiene il suo predominio sull'Africa e l'Oriente già conosciuto a est del confine, ma successivamente otterrà i territori del Brasile. Con questo accordo, il re del Portogallo autorizza Colombo a partire da Capo Verde. Nel mese di giugno 1498, al comando di 6 caravelle, prende una rotta molto più a sud e naviga a livello dell'equatore. Il 31 luglio, pensando di arrivare sulla punta estrema dell'India, attracca sul continente sudamericano. Quando arrivai sulla punta della Sablier, notai che l'isola della Trinità formava con la Terra di Grazia uno stretto di circa 6 miglia e per avanzare dovemmo affrontare le correnti. Queste causarono un grande incidente. Subito dopo ne subimmo un altro e poi un altro ancora. Erano tutti preoccupati. Fortunatamente il Signore mi diede un vento favorevole e così riuscii a entrare nello stretto, trovando quiete e calma nell'acqua del mare, che intanto si era fatta più dolce. Él ve una corriente inmensa.
Egli vede arrivare una corrente pazzesca, la cosiddetta corrente dell'Orinoco. Incontra inoltre l'onda della Pororoca, un mascheretto che risale la corrente del rio delle Amazzoni per più di 13 chilometri, con onde che in alcuni tratti superano i 4 metri. Si crea quando le acque dell'Oceano Atlantico fluiscono all'interno del fiume per effetto di una marea. Cristoforo Colombo ha la sventura di imbattersi in questa situazione e, fortunatamente, riesce a mettersi in salvo, seppure la paura è stata davvero tanta. Ma questa corrente da dove proviene? Navigai lungo la costa verso ponente e più avanzavo, più trovavo l'acqua del mare dolce e saporita. Gettai l'ancora in un fiume. Arrivarono subito molte persone e mi dissero che chiamavano questa terra Paria e che a ovest fosse più popolata. La gente di questo paese era di statura alta, con capelli lunghi e lisci, e molto furba, di maggiore comprensione rispetto a quella incontrata finora. Non ho mai trovato uno scritto di latini o greci che dicesse con certezza quale luogo di questo mondo fosse il giardino dell'Eden. Io sono convinto che il paradiso terrestre sia quel luogo dove nessuno può arrivare se non per volontà divina. Credo che questa terra sia enorme e che ci sarà molto da fare per poterla conoscere tutta. Gli si pone un dubbio enorme. Che cosa ha trovato? Ha trovato un nuovo continente? Ma i continenti sono 3, quindi non può esistere un quarto continente. E allora che cosa c'è che se non è un quarto continente? In qualche modo, ripercorrendo quelle che erano le nozioni della cartografia medievale, si salva dicendo che è il paradiso terrestre, perché nella cartografia medievale c'è l'est con la posizione con dove viene posizionato che cosa? Il paradiso terrestre, da cui nascono 4 o 5 grandi fiumi, tra cui l'Indo, il Gange, il Tigri, l'Eufrate, diciamo, e poi qualche volta c'è un quinto fiume, quindi quello può essere il fiume dell'Orinoco, quello che lui ovviamente trova, quindi questa massa di acqua dolce, quindi qui c'è il paradiso terrestre. Per cui se lì c'è il paradiso terrestre, che è perfettamente conosciuto e approvato dalla dottrina cristiana, è ovvio che lui non è un eretico e quindi ha trovato il paradiso terrestre. E non poteva trovare un quarto continente, non c'era. Nel suo concetto geografico il quarto continente non c'è. Di fronte alla scoperta di questo nuovo vasto territorio di cui né la geografia né la Bibbia parlano, la ragione di Colombo comincia a vacillare. Come può un essere umano avvicinarsi al paradiso terrestre se non è stato scelto da Dio? Mentre l'ammiraglio prova a stabilire un contatto con il cielo, gli affari di terra prendono una piega diversa. Altri navigatori sfidano l'oceano. Nel 1497, dopo il secondo viaggio di Colombo, l'italiano Giovanni Caboto raggiunge le coste del Labrador e Terranova. Nel 1499, durante il terzo viaggio dell'ammiraglio Caboto, lo spagnolo Alonso de Ojeda dirige un'esplorazione del continente sudamericano che coinvolge anche l'italiano Amerigo Vespucci. Nel 1500 il portoghese Pedro Alvarez Cabral scopre il Brasile. Non riuscendo ad andare oltre i territori dell'Orinoco con la sua mappa, Colombo lascia il continente sudamericano e si dirige verso Hispaniola. Ma lì trova una rivolta organizzata contro di lui. I coloni spagnoli lo accusano di trascurare i propri interessi e preferire l'esplorazione alla gestione e all'amministrazione dell'isola. I sovrani hanno inviato un nuovo governatore che blocca l'ammiraglio. Viene riportato in Spagna in catene. Umiliato, privato del suo titolo di viceré, Colombo indossa la tunica francescana. Senza entrare nell'ordine, vestirà questa tunica fino alla fine della sua vita. Cantate al Signore un canto nuovo. Spargete la lode da un capo all'altro della terra, voi che percorrete le acque di tutto il mondo. Voi isole e voi che le abitate. Arriverà negli anni a venire un momento in cui l'oceano si aprirà e mostrerà una grande terra e un nuovo marinaio. E come successe a Giasone e agli eroi del mare, verranno scoperti nuovi mondi.
In questo libro di profezie, che scrive con il suo amico Gaspar Gorrizio, riprende un pezzo della famosa Medea di Seneca quando dice: «Verrà giorno, in secoli lontani, che oceano sciolga le catene delle cose ed immensa si riveli una terra. Nuovi mondi Teti scoprirà». Bene, questa è una profezia che può applicare a se stesso. Io sono il nuovo Teti che ha scoperto nuove terre e nuovi cieli. Il suo può essere visto anche come il compimento di una profezia del Vecchio e del Nuovo Testamento. Nonostante la sua esaltazione mistica, le osservazioni scientifiche di Colombo, i suoi appunti, letture e schizzi saranno una grande fonte di informazioni per disegnare il nuovo volto della Terra. Sono state usate per disegnare mappe su planisferi e mappamondi in cui appaiono i territori scoperti. Questo è il planisfero di Juan de la Cosa del 1500, che rappresenta il nuovo mondo per la prima volta. In contraddizione alle convinzioni di Colombo, Cuba vi appare come un'isola. Ma le terre rappresentate in verde a ovest sono ancora imprecise, immaginarie, fantastiche. Ancora appartengono al vecchio mondo. La mappa di Niccolò Caverio dell'anno successivo comincia ad essere più realistica. Cancella le imprecisioni e include tutti i particolari certi: coste, montagne, fiumi. Colombo è un uomo tormentato. La sua ossessione non gli dà pace. Deve raggiungere le Indie per via occidentale. L'idea di una rotta che conduca direttamente in Asia lo ossessiona. Sul suo mappamondo la strada è tutta tracciata. La penisola di Malacca descritta da Marco Polo, la Cina e infine l'India. Nonostante la sua disgrazia, i governanti Ferdinando e Isabella non hanno mai messo in dubbio le sue capacità di navigatore. Dopo un anno di suppliche, Colombo li convince a fornire navi, uomini ed equipaggiamenti necessari per la sua quarta spedizione. L'ammiraglio aveva quasi 50 anni. Vietatogli di soggiornare a Hispaniola, ossessionato dall'idea di trovare lo stretto per l'India, Colombo raggiunge la costa dell'Honduras il 14 agosto 1502. Egli naviga incessantemente lungo la costa per 48 giorni, ma resta intrappolato in terribili uragani. La tempesta era fortissima. Non avevo mai visto con i miei occhi un mare così profondo, orribile e spumoso. Il vento impediva di andare avanti e non lasciava tempo per cambiare rotta. Mi tenne lì su un mare trasformato in sangue che bolliva come una caldaia. Non avevo mai visto un cielo così scuro. Durò un giorno e una notte. I fulmini erano talmente violenti che mi giravo spesso a guardare se i miei alberi e le mie vele non fossero state abbattute. Riesce ad arrivare all'attuale Costa Rica, ma non si ferma qui. È solo quando entra nei pressi di Panama che Colombo decide di attraccare in un'enorme baia intorno alla regione Veragua, convinto di essere arrivato allo stretto. Questo è probabilmente il momento più drammatico di tutta la sua avventura. Colombo ritiene che dietro questo lembo di terra si trovi un altro oceano, ma nonostante i numerosi tentativi non trova il passaggio. Ma l'intuizione è giusta. È il luogo in cui 400 anni dopo si aprirà il canale di Panama. È qui che il sogno di Colombo svanisce. L'uomo è stremato dal viaggio e malato. Soffre di gotta e di una grave infezione agli occhi. Nonostante la spossatezza, riesce a far ripartire le due caravelle rimanenti dalla baia di Panama. Attraversando il mare dei Caraibi, l'equipaggio incontra un'altra tempesta. Le barche, che erano già in uno stato pietoso, sono costrette ad accostare in Giamaica e non potranno più ripartire. Insieme ai suoi ultimi marinai, Colombo rimane prigioniero dell'isola per un anno, prima di essere salvato dalla marina spagnola.
Ogni speranza di fuga era svanita. Mi sentivo disperato. Piangevo e supplicavo i quattro venti e Dio affinché mi portassero in salvo. Esausto mi addormentai e ad un tratto sentii una voce. Oh, sciocchezze. Pensa a credere e a servire il tuo Dio. Le Indie sono una parte ricca del mondo e le ha donate a voi. Ne hai fatto quello che volevi perché Dio te l'ha permesso. Ti ha dato le chiavi delle porte dell'oceano che erano state chiuse con una catena. Ascoltalo e riconosci i tuoi errori. La tua vecchiaia non sarà un ostacolo. Gerusalemme e il monte Sion devono essere riedificati dalla mano di un cristiano. Probabilmente è un errore pensare a Colombo come un esploratore. Non era sua intenzione esserlo. Voleva cercare una rotta verso un posto conosciuto, ma si è ritrovato in una situazione nella quale ha incontrato cose che non avrebbe mai pensato. Da un certo punto di vista, ha cercato di ottenere vantaggi da questa situazione. Un'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare è che Cristoforo Colombo era molto arrabbiato per la durata del suo quarto viaggio. Questa esperienza fu molto strana, talmente strana che se ne trova traccia persino nel libro delle profezie e in altri scritti che risalgono ai suoi ultimi giorni di vita. L'ammiraglio rimase così amareggiato da questa esperienza che piano piano iniziò a distaccarsi dalle sue avventure e da quelli che possiamo definire i ricordi più incredibili che un uomo possa desiderare. Ci sono molti esploratori che hanno seguito le orme di Colombo, i quali si sono fermati e hanno cercato di capire cosa avessero trovato. Quando Colombo arrivò a Cuba, fece giurare ai suoi uomini di essere sbarcati in Cina, come se un semplice giuramento potesse davvero trasformare quel luogo in un altro. Questo non è certo il comportamento di qualcuno che possiamo definire un esploratore modello. Ma il suo forte desiderio, la sua grande curiosità e, se vogliamo, anche la sua tenacia lo portano ad essere uno degli uomini più ammirati ed apprezzati di tutta la storia. Colombo torna in Spagna e muore nel 1506 senza aver portato a termine il suo progetto di vita. Non ha raggiunto l'Asia sognata. Né la religione né la scienza hanno fornito le risposte che cercava. Eppure il suo fallimento resta nell'immaginario collettivo come una delle più grandi avventure di tutti i tempi. Nel 1502, l'anno dell'ultimo viaggio di Colombo, il planisfero di Cantino avvia il processo che rinnoverà la rappresentazione del mondo. Se le nuove terre non si trovano ancora nel luogo preciso, il contorno delle isole è pulito, le città e i porti sono indicati attraverso delle bandiere. Su questa mappa portoghese il cartografo ha evidenziato la terra del futuro Brasile, che rivela la ricchezza della fauna e della flora. La rappresentazione del vecchio continente è raffinata. Il disegno dell'Africa sta diventando più realistico. Rilievi e città stanno emergendo e le popolazioni sono raffigurate. Tuttavia, la costa orientale dell'Asia, che era comunque l'obiettivo di tutta la compagnia di Colombo, rimane incerta, vaga, praticamente inesplorata. 5 anni dopo, il cartografo Waldseemüller disegna un mondo in proiezione conica. Le nuove terre sono rappresentate in uno spazio più grande rispetto al vecchio sistema tolemaico. Hanno finalmente la forma dell'Asia. Il nome America, ispirato al nome di Amerigo Vespucci, il primo ad aver esplorato il continente sudamericano, appare per la prima volta. Ma questo del 1507 è il primo planisfero in pratica che noi abbiamo, che racchiude tutto il mondo conosciuto dell'epoca tolemaica, i tre vecchi continenti, però con un'Africa ormai moderna, ma soprattutto ha
un nuovo continente, un mondo nuovo, o detto dal Waldseemüller America. D'altronde questo era l'unico, siamo nel 1507, l'unica parte conosciuta è quella del terzo e del quarto viaggio di Colombo, dei viaggi di Martin Alonso, di Diego di Nicuesa, di altri spagnoli nella parte nord, e del viaggio di Cabral e di Vespucci al Brasile, quindi a quella che diventerà poi l'America portoghese, ovviamente. Nel 1523 Giovanni Vespucci, nipote di Amerigo, disegna tutto il mondo scoperto dalle intrepide caravelle. Le spedizioni del mare sono in aumento. Il mistero e i luoghi sconosciuti diminuiscono. E la costa a sud di Panama, sulla quale Colombo si è fermato, è stata disegnata con precisione. Passando attraverso l'Asia, un altro oceano è stato scoperto. Noi lo conosciamo oggi come Oceano Pacifico. Nell'Atlante disegnato da Caboto nel 1540 si afferma la nuova geografia della Terra. Il continente americano prende tutto lo spazio che merita. I suoi contorni sono precisi, i rilievi contrassegnati, le città popolate, anche se le aree inesplorate sono definite terre incognite. Il nuovo oceano, che si chiama ancora Mare del Sud, respinge le vecchie terre del Giappone e dell'Asia all'estremo ovest della carta. Non c'è dubbio. Il nuovo mondo è completamente separato dal continente asiatico. Ma si dovrà attendere la fine del XVI secolo perché sia considerato e disegnato come un continente autonomo. Il vecchio mondo di Colombo si sgretola a contatto con questa nuova realtà. Un altro mondo, inimmaginabile, gli si è posto davanti. Ma i suoi viaggi hanno aperto la strada ad un nuovo mondo.